proprio trovi il tuo spazio per il tuo fisico. Se sei alta va bene, se sei bassa va bene, se sei un po' sovrappeso va bene, se sei magrissima va bene, cioè non c'è un fisico prestabilito e questo permette a tutte di poter partecipare. Benvenuti in una nuova puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno realizzato il lavoro dei propri sogni oppure, accanto ad un lavoro apparentemente normale, hanno invece realizzato qualcosa di straordinario. Questa sera abbiamo ai nostri microfoni, nei nostri studio, abbiamo due persone, quindi non un ospite ma ben due ospiti. Abbiamo Miriam ed Eleonora. Ciao, come state? Ciao! Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Molto bene. È un incontro un po' particolare questo in realtà, perché ci siamo conosciuti, i social ci hanno aiutato in questo, e in realtà io ho conosciuto appunto Miriam, ci siamo scritti, perché lei fa un'attività, fa un lavoro molto particolare che mi è piaciuto tantissimo e allora ho voluto contattarla, che è Sotto Zero Lab, che adesso però faccio spiegare a lei perché è più competente di me in questo campo, ovviamente. Prego, dici tutto. Intanto ti ringrazio per averci chiesto di partecipare a piacere. Questo podcast. Sotto Zero Lab. In cos'è Sotto Zero Lab? Nasce nel 2012. Ok, quindi è un po' di tempo che hai aperto. Eravamo in due amiche, poi il tempo ha diviso le strade, il lab è andato un po' in letargo. E finché l'ho rispolverato quando ho iniziato a fare roller derby. Ok. E ho cominciato a fare questi astucci portaruote per i pattini. Quindi faccio un passo indietro, ma semplicemente perché così almeno anche chi giustamente non sta vedendo, magari in macchina che ci ascolta, magari non è il caso che usi subito il telefono per andare su Instagram a guardare Sotto Zero Lab. In realtà tu produci, quindi sono dei prodotti di sartoria, giusto? Sì, okay. Sono completamente per adesso accessori. Ok. Sono quindi astucci, portatutto, beat case. Ok. Accessori. Ok, sì, comprende. Sì, tutta una parte, ok, quindi un brand che fa accessori. Esatto, okay. Più avanti mi piacerebbe sì fare anche qualcosa di più sartoriale, quindi magari più sull'abbigliamento, okay. Ma pian piano vediamo step by step. Certo, con il tempo. Mi dicevi, scusami, ti ho interrotto. Mi dicevi che appunto eravate in due, poi siete partite e c'è stato un momento di pausa e poi l'hai ripreso in mano a un certo punto. Esatto, l'ho ripreso in mano tramite il mio sport, quindi ho ricominciato un po' come scherzo in realtà. Ah, okay. Perché avevo cominciato, era iniziato per me, per farmi un astuccio per tenere le ruote. Ah, proprio perché, esigenza. Esatto. E da lì, perché non me ne fai uno, ne vorrei uno così, ho cominciato ad ampliare. La cosa un pochino magari più difficile è stata la ricerca dei tessuti, perché non sono magari tessuti che si vedono tutti i giorni nei vari negozi di tessuti, appunto. E, a parte quindi gli accessori. Ok, ma utilizzi anche dei tessuti tipo riciclati magari? Allora sì. C'è anche una piccola, a volte faccio delle piccole collezioni, okay. In cui utilizzo stoffe riciclate che magari possono essere vecchi jeans, vecchi giubbini, sempre di jeans. Il jeans si presta molto perché comunque è un tessuto, il denim è un tessuto comunque molto resistente, anche nella lavorazione andare. Magari dopo è più comodo da utilizzare. Esatto, e poi c'è anche la parte non riciclata, quindi tessuti acquistati in un determinato modo. E poi tutta la parte, cioè nel senso, a un certo punto hai aperto questa, hai riaperto, diciamo così, hai rispolverato questa tua passione, e se oggi qualcuno invece dovesse chiederti giustamente un astuccio piuttosto che un accessorio, come può farlo? Sul social. Ok, tu sei come quello che siamo ci ha aiutato, noi, esatto, okay. Quello che ci ha aiutato in questo incontro. Sui social, su Instagram, Sotto Zero Lab, basta che si scriva un messaggio, sono lì. Ok, perfetto. E mi dicevi invece che hai rispolverato questa tua passione legandoti a uno sport, nel senso proprio per esigenza, e faccio entrare in gioco in realtà Eleonora, perché appunto stasera appunto sono in due perché ho conosciuto Miriel per la questione diciamo più lavorativa, diciamo così, ma in realtà poi ho scoperto guardando il suo profilo che faceva uno sport
spettacolare di cui io non ho capito nulla, ma mi sembrava una cosa, ho detto no, devo capire. Allora, come spesso mi capita, per capire qualcosa tante volte sei particolare, appunto invito a Umano Podcast per spiegare un pochettino. Quindi spiegatemi cos'è questo sport, e se ho capito bene si chiama roller derby, ok? Esatto. Ditemi tutto. Allora, è uno sport di contatto sui pattini a rotelle, i vecchi skating di una volta, quindi non roller ma a 4 ok quad. Quindi quei pattini non in linea, no, ma con esatto, quelle... i pattini quad si chiamano, okay. Proprio, e si gioca in una pista ellittica, 5 giocatrici in campo alla volta, 4 difensori e un attaccante. L'attaccante è l'unica che fa i punti, e i punti si fanno superando fisicamente gli avversari su questo circuito. Ed è solo femminile? È nato come sport femminile, c'è una versione maschile, ma noi per esempio siamo prettamente... Siete una squadra femminile, sì, nel senso femminile. Che non ci sono squadre miste in questo caso? No, okay. Ci sono dei momenti in cui magari qualche partita amichevole si può fare per chi se la sente, ma tendenzialmente si tende a tenere le cose separate. Anche perché è uno sport di contatto, come dicevi prima, esatto. Quindi c'è il rischio di farsi male. Esatto, ancora più male. Qualche ragazza coraggiosa gioca con i maschi, io per adesso faccio il tifo, okay. Ma rimango fuori. È uno sport di contatto, quindi un po' come nel rugby ci sono i placcaggi, solo che nel rugby si gioca su un campo in lungo, noi invece giochiamo in tondo, quindi ogni ragazza che viene sorpassata dall'attaccante raggiunge un punto per la propria squadra. Vince chi fa più punti. Certo, okay. Se ci sono dei tempi come nel basket da 3 minuti, quindi la partita dura 60 minuti, 30, un quarto d'ora di intervallo. Cosa? E 30, però in questi 30 minuti ci sono time da 2 minuti, ogni 2 minuti massimo si fischia, si cambiano le giocatrici in campo e si riparte. Mi dicevi, i punti si fanno superando le avversarie. Sì. Ma superando nel senso che... andando proprio davanti a loro. Ok, cioè fisicamente, sì. Dato che la pista di fatto è ellittica, esatto. Quindi è un ovale, non, sì. Non c'è, non ci sarà una linea di inizio e di fine, o meglio magari c'è l'inizio partita, però poi... devi superare le avversarie. Sì, non devi uscire dai lati del campo, okay. Quindi devi rimanere nel tracciato e devi superarle fisicamente andandole proprio davanti. In quel momento lì è un punto. In quel momento lì è un punto. Okay. Ogni ragazza si usa come riferimento, siccome è uno sport di contatto in cui ci sono 10 persone accalcate una sopra l'altro, come riferimento si usano le anche. Ok. Ogni volta che vengono superate le anche dell'avversario si fa un punto in maniera legale, ovviamente. Ci sono un miliardo di regole, all'inizio sembra sì, che bello, ci picchiamo sui pattini, ma poi in realtà c'è tutto un lavoro dietro di regolamentazione abbastanza intenso. Ci sono 8 arbitri sui pattini, altrettanti senza pattini. Durante la partita? Durante la partita. Cioè così 16 persone che vi guardano? Sì, sì. Quasi una testa praticamente. Sì. Anzi no, scusami, di più, perché hai detto che siete 5. 5 sì. E 5. Sì, quindi sì, 10 sì. In campo, esatto. E 16 che guardano. Esatto. Okay. Sì, perché 2 arbitri sono disegnati solo per gli attaccanti, che si chiamano jammer. Ok. Noi siamo attaccanti, per esempio. Okay. E loro hanno il compito di... guardare i punti e le diverse penalità, se ci sono delle attaccanti. Poi c'è un arbitro che guarda il gioco da davanti, un arbitro che guarda il gioco da dietro, un arbitro che guarda il gioco dal centro. Guarda, è spaziale. Quindi è tutto una... tutto molto controllato. Sì, sì. Certo. Proprio perché essendo di contatto è molto facile che l'azione possa degenerare, anche se devo dire che negli sport di contatto, in particolare il roller derby, ma lo vedo anche in vari sport, la cosa bella è che nonostante sia uno sport che alla prima vista possa sembrare violento, in realtà tutto quello che è considerato antisportivo viene punito subito con una penalità o un'espulsione dal gioco, e non succede mai. I falli intenzionali non esistono nel roller derby, non esiste fare del male per avvantaggiare la squadra, è tutta una roba molto pulita da questo punto di vista, anche se vedere una partita si vede gente che parte, che lancia, certo, sembrerebbe il contrario. Gli infortuni non ci sono, come in tutti gli sport, però essendo una cosa di velocità sui pattini è molto facile che il gioco degeneri, o che sembri che degeneri, poi in realtà è molto strategico. Noi per esempio come squadra siamo tutte ragazze con fisicità diverse, il bello del roller derby è proprio quello, perché è molto inclusivo da questo punto di vista, perché al contrario del basket o della pallavolo non devi essere altissima. Certo, sì sì, non vieni selezionato a priori per... Esatto, okay. Anzi proprio trovi il tuo spazio per il tuo fisico, se sei alta va bene,
bene, se sei bassa va bene, se sei un po' sovrappeso va bene, se sei magrissima va bene, cioè non c'è un fisico prestabilito e questo permette a tutte di poter partecipare. E questo è molto bello, poi c'è tutto un discorso che è quello che prettamente a me ha fatto innamorare del roller derby, che c'è un discorso di inclusione che va al di là della partita in sé. Cioè, questo è uno degli aspetti che volevo capire, perché allora, nel senso, io non cioè, come siete entrati in contatto con questo sport? Entrambe, nel senso, è una domanda rivolta a entrambe. Come fai a conoscere il roller derby? Nel senso, io parte che non era nuovo per me, nel senso che quando ho visto che Miriel faceva il roller derby, mi sono detto è uno sport che ho già visto, e poi sono andato a vedere e ho scoperto che l'avevo già visto ancora sui social, quindi non era nuovissimo. Sì. Però ok, mettiamo, noi siamo di Bergamo, immagino che anche voi siete entrambe di Bergamo. Come si fa? Nel senso, c'è una squadra, immagino chiaramente la vostra, però come si entra in contatto con questa sport? Beh, anche come qua siete entrati in gioca contatto tanto, voi? Entra in gioco tanto il social anche qua, devo dire. Beh, noi personalmente, passaparola con un'amica in comune, esatto. Si allenavano nel parchetto sotto casa e siamo andate a vedere una volta, ci siamo innamorate perdutamente dal giorno uno. Però prettamente i social aiutano parecchio. Ferma, interrompiamo un secondo la puntata per dirvi che se siete delle persone fuori dall'ordinario oppure conoscete qualcuno che fa cose fuori dall'ordinario e volete segnalarcelo, ditecelo, scriveteci nei DM di Instagram sotto i commenti di questa puntata su YouTube, in modo che possiamo intervistarlo e potrete ritrovarlo qui ad Umano Podcast. Anche proprio tipo seguono la squadra, noi cerchiamo di farci pubblicità il più possibile perché siamo autofinanziate, autodidatte. Quindi anche questo è un aspetto importante. E quindi cerchiamo in tutti i modi di farci riconoscere. Però tendenzialmente c'è su Instagram e su Facebook puoi proprio scrivere, ci sono delle ragazze che si prestano seguire la pagina social e noi ci alleniamo questo giorno, se vuoi venire prestiamo i pattini, facciamo delle giornate anche di prova e facciamo delle reclutamenti. Noi chiamiamo Fresh Meat Day. Esatto. Aspetta, cosa sono? Spiegamelo. Carne fresca. Quando cerchiamo nuove leve o siamo appunto alla ricerca di ragazze nuove che vogliono provare, facciamo dei Fresh Meat Day, che sono proprio dei giorni per ora, delle serate, dei pomeriggi, qualche giorno, anche perché è molto impegnativo sia da organizzare che poi da gestire anche durante l'allenamento. Questi incontri per conoscere roller derby, e se poi puoi partecipare a fine allenamento che con voi. No, è bellissimo questo aspetto qua. E quindi voi siete entrati in contatto per caso, diciamo così, per un'amica in comune? Ma praticamente per caso, proprio ci siamo inciampate dentro praticamente. Cioè, come funziona? Per esempio, metti caso, io non so andare sui pattini. Cioè, effettivamente sono andato su andare sui pattini medio. Cioè, come funziona? Come riesci a entrare comunque in squadra, diciamo così? Ma allora, innanzitutto, nessuna di noi sapeva pattinare. Partiamo da questo presupposto. Però questo è importante, sai, magari uno dice no, effettivamente non sono capace. Non è proprio una cosa che chiediamo, cioè non è una delle caratteristiche principali che chiediamo. Chiediamo se hai voglia di metterti in gioco. Questa è proprio una richiesta che mettiamo fondamentale, perché se non sai pattinare c'è un lavoro in più, ovviamente, perché bisogna prima imparare a pattinare e poi imparare a giocare a roller derby, che sono due cose che vanno una dopo l'altra. Però non è fondamentale per iniziare. No, perché noi abbiamo tutte imparato, sì. Tutte arrivavamo da, sì, avevo i pattini da bambina e sì, andavo anch'io, al parco. Ecco, però l'idea. Quindi nessuno. E piano piano abbiamo imparato. Devo dire che noi, che siamo un po' veterane, perché quest'anno festeggiamo il nostro 10° anno di carriera. Però è tanti anni che c'è questa squadra, sì, allora. Sì, però noi siamo arrivati che la squadra stava nascendo. Ok. Quindi i primi anni era più una costruzione della squadra. I primi anni non abbiamo neanche giocato perché eravamo 10 disperate che guardavamo i video su YouTube. Quando siamo arrivate noi, in realtà, avevano appena raggiunto il numero per poter partecipare. Ma esatto, la squadra è totale da quante persone formate? 10 minimo, massimo 15, esatto. Minimo 10 per forza. Perché bisogna fare anche i cambi. Per riuscire a fare una partita decente bisognerebbe garantire 3 cambi.
perché comunque è vero che sono solo 2 minuti, ma sono 2 minuti di c'era gioco intenso in cui devi spingere, non cadere, far cadere le altre, raggiungere determinati obiettivi, quindi si cambia volentieri. Certo. Sì, sì, no, chiaro. 2 o 3 giri di fila perché è dell'intenso. Però non c'è un... cioè nel senso, per esempio, in questi 2 minuti qui, quanti giri si riescono a fare? Tra virgolette, 25 punti tranquillamente. Dipende. Se la gemma è veloce. Ah, certo, perché non è, cioè nel senso, non si interrompe il tempo a 2 minuti o al punto. A 2 minuti allora, e basta. No, si interrompe a entro i 2 minuti massimo. Ok, quello ma sì. Il primo passaggio, la prima delle 2 attaccanti che passa, ha un potere, diciamo, che si chiama lead. Prende la lead, ha il potere di chiudere il, si chiama gem, questo sì, periodo a 2 minuti, di chiudere il gem prima dei 2 minuti strategicamente, per non far punti a quella prima, perché ci sono tantissime variabili e c'è questo potere di chiudere il tempo a 2 minuti, quindi possono passare gem da 30 secondi, gem da 2 minuti, gem da 1 minuto e mezzo, dipende proprio, ogni singolo gem cambia, nasce e muore in quei 2 minuti. Sì, sì, come, però al massimo sono 2 minuti. Al massimo sono solo 2 minuti, sì, e si possono fare tutti i punti che la gemmer riesce a fare. Certo. Se lei è veloce, riesce, perché ogni volta fa un giro, si ritrova giustamente, essendo un cerchio, di nuovo le altre ragazze davanti, quindi si trova 4 sue più 4 avversarie, le 4 compagne faranno tutto il possibile per farla prendere un varco e le altre tutto il possibile per non certo farla passare, quindi è faticoso. In questo caso qua quindi non c'è bisogno per forza di saper pattinare, ok? No. Adesso voi siete in squadra in? 20, sì, oggi, quest'anno. In totale siamo 25, sì, però c'è chi è un attimo fermo per alcuni infortuni, chi è un attimo in stand-by per altri motivi. Sì, certo. Cioè abbiamo, per esempio, essendo sulla squadra femminile, le gravidanze. Certo, qualcuno che è maturità, chiaramente. Quindi, giustamente. E non è il caso di andare a giocare al roller derby no, quando sei. No, appena lo sai ti ritiri, perché comunque è bello impattante. Anche, giustamente, poi questo potrà dirlo meglio lei, anche dopo, comunque se allatti, insomma, si meno. Uno spazio di contatto. Ma ci sono delle protezioni? Sì, complete. Le protezioni d'obbligo sono casco, paradenti, gomitiere, polsiere, ginocchiere e basta. E pattini, sì, basta, stavo pensando. Poi puoi mettere tutto quello che per te può servire per proteggerti, che basta che non sia limitante per il gioco, cioè per dire io ho una visiera, perché spesso anche involontari mi arrivano le mani in faccia e magari così di colpo allora mi devo trattenere, metto la visiera, però non puoi per esempio mettere una gabbia come quella dell'hockey, perché essendo uno sport molto ravvicinato sì magari useresti quella magari anche esatto, involontariamente ma faresti colpire, più male sul mento, esatto, chiaro. Oppure io anche lei adesso mettiamo un corpetto imbottito sotto la maglia, okay, che copre le costole e lo sterno, parastinchi anche tante di noi sì, usano tanto. Pantaloncini imbottiti tipo quelli, della bici. Okay. Perché per esempio io quando ho fatto degli anni, alcuni anni kickboxing e a parte che per esempio il noi volgarmente adesso mi viene giusto il parapalle, però si era anche, era obbligatorio anche femminile. Sì. In quel caso lì, sì, anche sì, se facendo kickboxing usavamo anche le gambe, era chiaramente scomodo, però effettivamente era no, utilissimo. In entrambi i sessi ed era comunque. Sì, sì. E alcune mi ricordo che alcune donne avevano una specie di corpetto per il seno. Sì. Per il seno, e penso okay, anche come dicevate prima, sì, anche sì, per le costole. Sì, penso sì, che sia che anche per quello che pensavo che magari ci fosse una cosa del genere, anche in quel no, caso. No, quello che è obbligatorio sono proprio le protezioni classiche che metteresti. Esatto. Per andare a pattinare sì, per strada. Sì, sì, sì. Tutto il resto è facoltativo. Io ho notato che più il livello si alza, meno protezioni si usano, perché si impara a giocare in maniera diversa. Sì. I colpi, comunque, anche se alla fine sembrano veramente scenici dal voli che fanno, alla fine tendenzialmente voli, magari prendi velocità e scivoli sulle parti di plastica e quindi tendenzialmente non ti fai così tanto male. Poi certo dirti che non ci si fa male ti direi una bugia, chiaro, quello sì, però no però l'idea nel senso che è fattibile, è comunque sicuro, ci sono delle sì, protezioni e si può fare. E poi quello che ho notato io è che essendo una cosa molto particolare ti tira fuori proprio un sacco di grinta. Io ho raggiunto anche risultati miei personali sicuramente con una grinta diversa da quando gioco all'air derby, cioè anche la sconfitta
sconfitta è una sconfitta di squadra e la vittoria è una vittoria di squadra, cioè si lavora tanto sulla la squadra, certo. Anche se sembra una cosa un po' singola, perché l'attaccante sembra che giochi da solo, in realtà senza le sue compagne non riesce mai a vincere. E le compagne, infatti, secondo me il lavoro della difensore è più difficile, perché devi coordinarti con altre tre, e poi è un gioco talmente veloce che noi usiamo segnali visivi, cioè con gli occhi, con le mani, non ci parliamo, certo, neanche, sì, perché sì, sì. In 2 minuti può succedere di tutto. Ma in quel caso lì invece mi dicevi appunto che parlavamo fuori onda, tu sei mamma e quindi hai Mirel, sei mamma, e quindi parlavamo, perché qua è sempre un problema, perché se uno ci sta solo ascoltando è vero. Quindi bisogna faccio sempre questo errore, quindi mi dicevo scusate Mirel, tu invece sei mamma, e quindi in quel caso lì, dicevamo prima, Roller Derby ha dovuto interromperlo di sicuro per un po' di tempo, esatto. In quel caso lì invece rientrare com'è stato? Ma pensavo più duro, sinceramente, okay. Sì, ho dovuto comunque mettermi d'impegno, perché dovrei riprendere anche fiato, semplicemente anche con un po' di corsa, facendo, chiaro, un po', certo, di giri, le gambe, un po' dei addominali. Però è stato molto bello in realtà. Ok, quindi è una parte che mi mancava, esatto. Sì, 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 cioè mi ricordo che sognavo che mi allenavo con loro, no, era proprio, ormai era diventata una cosa, devo ritornare. Certo, spaziale questa cosa qui. E dicevate invece che la squadra è importante sia in campo che anche fuori dal campo. Sì. Nel senso che, almeno io quello che ho percepito, ma poi magari me lo confermerete, anche solo dei vostri social e così, c'è il fatto che la squadra è davvero squadra anche fuori e non soltanto in partita, ecco. Assolutamente sì, a parte che c'è proprio il nostro statuto, e lo statuto di tutte le squadre d'Italia segue la WFTDA, che è una lega americana da cui prendiamo le regole, e anche tutta la parte che ci sta intorno, che è tutto questo discorso di inclusione che dicevo prima. Addirittura in America, anche in Italia in realtà, ma il problema è in America accettano chiunque addirittura si senta una donna, okay, che non deve essere biologicamente va una donna, oltre il... Sì, cioè, quindi c'è tutta questa attenzione a questo discorso dell'inclusività a tutto tondo, quindi se c'è un problema viene automatico dare una mano alla compagna di squadra. È una cosa che è la mia seconda famiglia, come in tutte le famiglie si litiga anche lì ovviamente, però di base l'amore per il roller derby e l'amore per la squadra va oltre a tutte le difficoltà, cioè è capitato che una nostra compagna di squadra rubassero il borsone, e purtroppo una delle pecche del roller derby è che il materiale, l'attrezzatura costa, certo. e essendo autofinanziate, piano piano col gruzzoletto abbiamo tutte raggiunto la cifra giusta, gli hanno rubato i pattini dalla macchina e abbiamo fatto una raccolta fondi in tutta Italia e li abbiamo ricomprati, e tutte le squadre d'Italia, chi più chi meno, ha contribuito a questa spesa. Beh, questo è fantastico, esatto, che non è scontato. Oppure noi cerchiamo di andare a risparmio il più possibile, paghiamo solo la retta che la palestra ci richiede. Non abbiamo un istruttore, quindi non paghiamo lui, però cerchiamo di essere il più possibile, venire incontro a tutte le, certo, esigenze, contenuti. Se c'è un mese in cui una non ce la fa, la squadra copre i costi senza pensarci due volte. Cioè tutta questa solidarietà che io ho amato da subito, anche nelle altre squadre, per dire, siamo andati a giocare in Francia. Ovviamente in Europa il roller derby è esploso in maniera esponenziale. Sarei arrivato lì, te la chiedo tra poco questa cosa. E quindi in Francia ci sono campionati di serie A, B, C, juniores, come il calcio qua. E siamo andati a giocare in Francia e le ragazze ci hanno ospitato a casa loro per non farci pagare l'albergo. Spaziale. E è successo anche il contrario spesso, che venivano magari ragazze anche da fuori Bergamo senza andare fuori, certo, Italia, e le abbiamo ospitate noi a casa, proprio perché si cerca di fare il più possibile la comunità. Sì, gruppo in generale, esatto, cioè anche fuori dalla, esatto, squadra, sì, infatti c'è il terzo tempo anche, come, esatto, nel rugby, andiamo tutti a mangiare la pizza insieme, chi vince chi perde, spesso chi organizza in casa, tipo noi spesso organizziamo il terzo tempo in un locale della città e si va a mangiare la pizza tutti insieme, l'hamburger tutti insieme, questo fa proprio comunità, sì, attorno allo sport, sì, non solo appunto squadra piuttosto che, esatto, sport o singolo, assolutamente, esatto. E quindi abbiamo toccato l'argomento, quindi siamo lì. Ma in Bergamo ci siete solo voi come squadra? Sì. Ok, ma invece Lombardia, Italia, Europa, ne stavamo parlando, come funziona invece? In Lombardia c'è noi e Milano.
Ah, ok, solo due squadre. Sì, e ti dico che in Italia siamo in 10, 12 forse. Ok. Perché è molto difficile mantenere attiva la squadra. Magari costituirla è facile, ma mantenerla attiva è difficile perché non abbiamo appuntamenti scadenziali ogni mese o ogni fine settimana come dovrebbe essere uno sport normale. Noi, quando va bene, giochiamo 5-6 partite in tutto l'anno. Certo, perché il problema è che sono poche squadre, quindi giustamente se poi sono dislocate è ancora più difficile. Ci sono, cioè, partendo dall'alto c'è Bolzano. Aiutami anche tu. Allora, Bolzano, aspetta. Bolzano, Torino, Vicenza, Padova, Bergamo, Roma, Milano, Rimini. Roma, Rimini, Napoli. Sì, una squadra del Salento. Appena nata nelle Marche. Ok. Appena nata, freschissima, freschissima. E più in giù ancora Palermo. L'ultima è Palermo. Palermo. E basta. E quindi voi capita anche di spostarvi, dicevate, fuori dall'Italia? Noi non giochiamo quasi mai a Bergamo. Perché molto è molto difficile, nonostante siamo una realtà che è presente e anche in maniera molto attiva sul territorio, certo. Troviamo sempre molta difficoltà con le istituzioni, a partire dal comune di Bergamo, perché facciamo proprio fatica a trovare delle palestre. Ma esatto, quella è un'altra parte che volevo chiedervi, proprio questa, nel senso, la palestra come deve essere attrezzata banalmente? Le palestre, che so, delle scuole avranno il campo da calcio, quello piccolino, con le porte piccole magari movibili, avranno la parte di basket, pallavolo, ma il roller derby come ce lo giochiamo? Guarda, cioè, come si fa? Basta che questo siamo... movimento che hai tu andrebbe messo. È fantastico. Un po' piccolo, però se volete. Basta che sia o legno o linoleum. Okay, ma anche cemento, basta, cemento, esatto. Okay. Anche perché il campo lo disegniamo noi tutte le volte. Esatto, quindi nel senso, sì. Al di là dell'ulteriore sbatti, però sì, nel senso, qualsiasi palestra in realtà o spazio sì. che abbia queste caratteristiche è adattabile. Sì, ma il pattino spaventa molto i proprietari di queste palestre, che siano comunali, perché per hanno molta paura che ci sì, che lo roviniamo, nonostante usiamo gli stessi pattini del pattinaggio artistico e di base anche il pattinaggio artistico fa salti e posizioni, però secondo me sono molto spaventati dal fatto che noi abbiamo anche, tanti ci chiedono di proteggere le protezioni, magari il rivetto della protezione può, insomma, un po' capisco, sì, no, un po' comunque facciamo molta fatica. Devo dire che non so se mi consola, mi rattrista di più, esatto. In tutta Italia un po' è così, okay. Proprio perché il discorso che dicevo prima, che in Francia, in Germania, in Spagna è molto cresciuto l'alle derby, ma perché gli si è dato spazio. Noi siamo sempre le ultime, delle ultime, delle ultime, delle ultime. Sì, questa cosa è vero, ma anche in altri contesti, purtroppo sì. In Italia su alcune cose siamo arrivati dopo. Sì, ma noi non vogliamo. No, la cosa, no, infatti, quello che volevo capire è proprio questo, cioè quello che traspare molto dal vostro racconto è proprio questa propensione che qualsiasi difficoltà arriva o ci sia di fronte, perché voi nel vostro caso in partita ce li avete di fronte, viene sempre superata, c'è sempre un modo per superare una difficoltà, e questa cosa qua per me è bellissima, perché appunto si c'è vede sempre, senso, sì. Certo, a volte devo dire è snervante, perché volte è difficile, cioè, trovare la soluzione, sì. Cioè, in tutti i contesti, però devo dire che poi per me personalmente, ma penso di parlare anche per Miriel, poi il risultato finale vale sempre la pena. Cioè io quando vado via dalle giornate di roller derby, che sono giornate in cui proprio siccome gli appuntamenti sono molto pochi, devi sfruttare tutto il giorno. Sì, per esempio adesso sabato prossimo ci sarà il secondo girone del campionato, che sembra una grande cosa, ma in realtà c'è un girone di andata, un girone di ritorno. Però c'è. Siamo in 8 squadre. Ma e questi vengono tutti Italia? Perché sì. Giustamente mi hai detto sì, prima. Sì, addirittura 2 squadre sono composte da 2 squadre, cioè una squadra è composta da 2 squadre. Due squadre. Perché magari non raggiungevano il numero, allora si sono unite, per dirti ci sono. Sono Bologna e Rimini, che sono api spacca ossa, perché si chiamano comunque avete tutti dei nomi poco intimidatori, sì, sì. Nel senso, non è che una cosa che mi sono dimenticata importante è che, a proposito dei nomi, è che quando diventi una giocatrice di roller derby scegli un numero, okay. E un nome di battaglia. Quindi i vostri sono? Io sono Leona. Ok, e il tuo numero è? 23. Ok. Dane Domino. Ok. 616. Ah, ok. Come, per esempio, noi abbiamo Sailor Violenza. Ah, ok. Mannaia. Lu, Reed, Lu. A. Ok. Fantastico. Insomma, Mamba. Tutti così. Black Mamba.
Lì c'è sempre il nome di battaglia, che okay, è l'interno sì, della sì, sì. Poi durante il gioco vieni riconosciuta con il numero e il colore della tua squadra. La penalità viene sempre chiamata in inglese. Okay. Tutto il gioco si svolge in inglese e viene chiamata, non so, red, ciuffri, sono io, spisca la penalità, si esce dal campo, quindi viene, però il nome di battaglia ti dà un'identità all'interno del derby. Poi il nome io l'ho trovato consigliato anche da altri compagni di squadra, un po' a combinazione col mio nome, col mio carattere, allora è venuto fuori questo. Lei è legata a, anzi raccontalo tu che non mi ricordo. Io è legato a Domino Harvey, che è stata una delle prime cacciatrici d'Italia in America. Ok. E è stata una storia che mi aveva stregato, mi aveva veramente incuriosito. Allora avevo unito il mio soprannome, che era Dane, per il cognome, perché okay. Miriel è un bel nome, ma nessuno lo azzecca mai. Okay. Quindi a volte diventavo Miriana, Miriel, Michelle. Okay. E allora dicevo, ok, mi chiamo Dane per il cognome, okay. E ho fatto Dane Domino. Ok, spaziale. Ma questa cosa qui racconta in realtà tantissimo delle persone, quindi è bellissimo da sentire. Sì, esatto, ma decisamente il tuo nome di battaglia rappresenta un po' la tua personalità. Certo. E quindi ce n'è un'altra, si chiama per esempio Marta, si chiama, e il suo nome è Marta al Combat, che riprende. Okay, certo. quali sono le avversarie, diciamo, più temibili che avete visto, incontrato, scusate, finora? Italia. Italia e poi in generale. Vabbè, in Italia posso dire con certezza Vicenza. Okay. Che è una squadra molto forte, molto ancora numerosa. Adesso. Vabbè, sì. Una città ormai di pattinatori, molto forte, molto numerosa. Ma hanno una, come si chiama, una tradizione più lunga di voi? Del pattinaggio come città sicuramente. Okay. Cioè ci sono i pattinatori a Vicenza, che qua non ce n'è neanche uno, ce n'è uno adesso che è stato ricostituito, ma a Vicenza c'è una storia di pattinaggio molto forte. Esempio, proprio quindi... della città. Okay, okay. E quindi partono un po' avvantaggiate, perché tante magari arrivano, tante in realtà, il 50% anche lì. Sì. Alcune arrivano dall'artistico, altre arrivano, sicuramente sono molto tenaci, devo dire. Tenaci. Ok, quindi Vicenza in Italia. Sì. E Vicenza e Milano anche forte, sì. E sì. Fuori invece? No, penso tutte quelle che abbiamo preso un po' da destra manca, tipo, da Francia, Spagna. L'ultima partita che abbiamo giocato sabato scorso a Cornaredo, abbiamo fatto un triangolare, Milano ci ha invitato, abbiamo giocato noi contro una squadra francese che ha portato il team A e il team B. Okay. Il team B ha giocato col team B di Milano, che sono le ragazze nuove che stanno imparando, con le ragazze nuove che stanno imparando della squadra francese, e noi con il team A di questa squadra, che però è stata molto forte. Abbiamo perso con uno scarto neanche troppo alto, 30 ma punti mi pare, che non sono tanti, si vince a 200, 300, 150, per darci un'idea. Sì, a volte anche 30, sì. 350. Esatto. Ok, cioè dipende quanto sono forti. Sì, tipo col Barcellona. Sarà una partita che mi porteranno per sempre. È successo col Barcellona, raccontatelo. Abbiamo fatto questo triangolare a Vicenza, okay, con il Barcellona, ma eravamo agli inizi, noi proprio agli inizi. Il Barcellona invece è una squadra che, cioè, diciamo che si vede la differenza quando giochi tutte le domeniche, quando giochi quattro partite all'anno. Chiaro. E niente, è stata un'asfaltata memorabile. Epica. Cioè, a un certo punto volevamo andare via. Perché comunque è molto facile, se fai un giro veloce, un jam fruttuoso, sei sotto già di 20 punti subito in 2 minuti. Certo. Quindi è facilissimo fare questo scarto di punteggio. Però devo dire che la Francia è molto forte, tant'è che davvero ci sono, adesso inizia il campionato, ma in ogni città della Francia c'è una squadra di roller derby. In ogni città, anche la più piccola. Sì, è proprio come dicevate prima, è esploso. Cioè, sì, una cosa che in alcune nazioni, in alcuni paesi è proprio, sì, è proprio esploso. Quasi come la pallavolo. Cioè, sì, ma posso dire con certezza che in tutti i paesi d'Europa, tranne l'Italia, proprio. Sì, ma per dire, poi è bello perché, essendo una comunità internazionale, per esempio anche noi come Bergamo, nel nostro piccolo, ogni squadra è registrata in un ranking europeo. Okay. C'è proprio un sito dove tu scrivi il nome della squadra e ci abbiamo un punteggio che è dettato da quante partite abbiamo vinto, quante ne abbiamo perse, con quanto scarto di punti abbiamo vinto, con quanto scarto. Sì, c'è tutta la statistica. E da lì puoi scegliere con chi sfidarti. Certo. Noi usiamo quello come metodo di paragone per invitare le squadre che vengono sempre volentieri, francesi e spagnole, e però scegliamo il punteggio. Poi però anche noi eravamo vicine di punteggio con questa, ma poi vabbè, chiaro, quello poi è
esperienza che uno fa sul campo. Esatto. Ma invece dove vi allenate? Così lo diciamo se qualcuno giustamente vorresse. Possiamo dirlo con orgoglio, esatto, che finalmente abbiamo una nuova palestra, un nuovo palazzetto. Ed è? In via Mozart a Bergamo, okay, in Malpensata. Il vecchio palazzetto del ghiaccio, che è stato buttato giù e ricostituito, e noi ci alleniamo lì e il palazzetto è in gestione alla Time 4.2, sì, oddio adesso avrò sbagliato, no, devo dire il nome, no, perdonatemi, che è un'associazione di pattinaggio che ha preso in gestione anche tramite altre associazioni questo palazzetto spazio. Noi ci alleniamo il lunedì e il mercoledì alla sera. Il lunedì dalle 8:30 alle 10:30, il mercoledì dalle 9 alle 11. Quindi è un orario diciamo fattibile per, sì, tutti, quindi sì, sì, si può andare a provare. Noi siamo sempre alla ricerca di nuove leve spaziale, quindi si può sempre. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per essere venuti questa sera. Grazie a te, è stato proprio bello, è stato bello conoscere un nuovo sport, è stato ovviamente bello conoscere nuove persone. E vi ricordo invece che questa puntata la potete guardare su YouTube oppure eventualmente la potete ascoltare anche su Spotify. E noi, ripeto, vi ringrazio ancora tantissimo per essere venute qui stasera. Vi lasciamo tutti i riferimenti, chiaramente tutti i social, tutti i siti, tutto quello che può essere, sì, di queste due realtà che abbiamo conosciuto stasera. Quindi da una parte Roller Derby, dall'altra Sotto Zero Lab, e noi ci vediamo invece nella prossima puntata di Umano. Grazie mille. Grazie. Ciao.